Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi andremo a un altro fantastico concerto che vedremo qual è, ragazzi. Quindi mi raccomando, se vi siete persi gli altri concerti, andate a recuperare la mia playlist concerti 2024. E niente, quindi buona visione e ci vediamo tra un secondo sul canale che vi faccio vedere, cioè andiamo a spiegare com'è stato il concerto e se vi è piaciuto. Dai, andiamo a vederlo. Soffri su una anni nella gang, su una terrazza, con quelli come me, la facciamo l'alta, bocca mitraglia, fuori fuori dalla messa tra nuvole di marijuana. Baby, se mi nomini, come se volessero le batterie. C'è la notte, la famiglia, mi sembra lontana, sono fatte tutti in fila indiana. Come la tre anni nella gang, su una terrazza, con quelli come me, la facciamo l'alta, con la mi faccio questo se mi mi come G4, mi fa di gostoso e mi chiama di puta. Io sei che scolaccio. Forse saresti più felice lontano da qua, o forse su OnlyFans. Mi hai mandato in paradiso, le tue labbra, il tuo profumo, i tuoi baci sulla fisa. Qualcosa di unico, c'è una cosa di cuore, prima subito qua. Tanto so che domani mi toccherà cercare di amare. Sta città un po' mi fa paura. Come sarà di nuovo?
L'ostacolo più grande nelle relazioni sono io, c'era solo neve nei miei sogni, sai perché? Tutto questo freddo è stato figlio dell'ultimo addio. Non voglio scappare, voglio stare bene, fa un po' la lavare. Dovevo sbronzarmi a Manchester capendo che c'è una parte di me che non si è mai arresa. Lascerò la pelle e non farci più male, potremmo parlare anziché immaginarsi nei letti degli altri per dimenticarci da solo che mai. Siamo lontani per avvicinarsi, confesso in un... Guarda, l'ho vista, anche nel buio l'ho vista. Dai, ragazzo. Quando mi dice addio tu mi spezzi il cuore, arrivare ad alzare le mani, come? Non mi piace più. Se litighiamo ancora altre persone, senso chiedere agli amici che ha la ragione. Se per te non vale un cazzo chi siamo, oggi per me noi valiamo più di uno sunrise. Se ti chiedo come stai, la verità brucia in faccia. Ma non so più come stiamo. Aprendiendo en el
porta. Mi manca il respiro, porto un altro capirosca, un altro capriola. Prendevano neve nel quartiere della Bossa. Ho visto le pene dell'inferno e il purgatorio. Eccoci qua ragazzi, avete visto che spettacolo Mahmood? Tanta roba, era ora che ci andassi. Allora, ho capito perché è arrivato terzo Sanremo, perché ha una gran voce ragazzi, dal vivo è un'altra cosa e ve lo posso confermare. Tutto bello, tutta la coreografia bella, io direi che è il mio secondo concerto preferito. L'unica cosa che questo concerto ha avuto è il ritardo. Lui ha praticamente, era alle 8:30 il concerto, è arrivato alle 10:30, quindi un'ora e mezza, no, diciamo alle 10 qualcosa, diciamo quasi 2 ore ad aspettare il cantante. Quindi questa cosa qua, molta gente si è incavolata, ovviamente anche io, perché l'avrei preso e gli avrei fatto passare la voglia di cantare. Però tutto sommato è stato bello, quindi alla fine... L'autografo purtroppo non ce l'ho fatta perché ero distrutto ragazzi, siamo arrivati a casa tardi e quindi purtroppo non ho potuto neanche fare l'autografo. Se finiva prima c'era l'eccezione che potevo farlo, ecco. Comunque è stato molto bello, ripeto, quindi scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate voi, mettete un fantastico mi piace al video, commentate, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao, che sarà martedì. Ciao, al prossimo video. Ciao ciao!